Buongiorno ragazzi, in questa parte di lezione analizzeremo meglio il rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo. Vi ricordo che il rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo e deficit pubblico e prodotto interno lordo rappresentano delle situazioni che sono state, diciamo, alle quali sono stati posti dei limiti, a livello di impegni europei, cioè inizialmente con il Trattato di Maastricht e poi successivamente con i patti di stabilità sono stati individuati dei rapporti massimi oltre i quali queste due grandezze non possono andare se correlate, se diciamo relazionate appunto al prodotto interno lordo del paese. In particolare vi ricordo che il debito pubblico non avrebbe dovuto superare il 60% del prodotto interno lordo e il deficit pubblico invece non dovrebbe superare il 3% del prodotto interno lordo. Come vedremo, sono diciamo, ben al di là di questi rapporti i dati che ci sono forniti dalla contabilità nazionale dei paesi e che analizzeremo adesso in maniera abbastanza così, superficiale, attraverso l'osservazione di questo grafico che mette in evidenza la crescita del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo dal 2008 al 2013, praticamente dall'anno in cui è iniziata la crisi economica che ha caratterizzato appunto l'ultimo periodo diciamo, della situazione economica mondiale e al 2013, che è l'anno di rilevazione di queste grandezze. Allora, come vedete, il rapporto tra debito e prodotto interno lordo è aumentato in tutti i paesi che fanno parte dell'Europa e naturalmente, diciamo, l'Italia fa parte di quei paesi in cui c'è una maggiore, diciamo, il rapporto tra prodotto interno lordo e debito pubblico è particolarmente preoccupante, perché partiamo da una situazione del 103% circa, dalla quale appunto era partita la situazione del 2008, prima dello scoppio della crisi e il rapporto con diciamo, tra queste due grandezze aumenta in maniera piuttosto evidente fino ad arrivare oltre il 130% nel 2013. Così come è accaduto per la Grecia, che partiva da una situazione di 130% ed è arrivata addirittura al 160%. E l'Italia, come vedete, è il paese che ha il rapporto più elevato subito dopo la Grecia, praticamente a pari merito quasi con il Portogallo, l'Irlanda e anche la Spagna, insomma, ha anzi, la Spagna più che altro, se vedete, c'è stato un aumento di questo rapporto in maniera esponenziale parecchio, insomma, è aumentato tanto, vedete, anche se in termini assoluti c'era molto più basso rispetto a quello della Grecia e dell'Italia e anche del Portogallo e dell'Irlanda, però è aumentato tanto dal 2008 al 2013. E come vedete, queste grandezze dimostrano che i paesi che hanno sofferto di più la crisi, che se vi ricordate sono stati in primo luogo la Grecia, poi l'Italia, il Portogallo, l'Irlanda, la Spagna stessa, hanno, diciamo, scaricato su questa relazione, gli aspetti più, diciamo, più critici di questo periodo. E infatti, per superare questa crisi, abbiamo dovuto indebitarci ancora di più e quindi ovviamente il rapporto tra prodotto interno lordo e PIL e debito pubblico è aumentato, anche perché c'è stata una contrazione dei prodotti interni lordi che appunto che sono stati realizzati in questi paesi. La crisi economica porta a una riduzione della produzione e quindi ad una diminuzione del PIL del paese stesso. E, allora, quindi analizziamo un po' quali sono
le situazioni che incidono su questo rapporto. È certo che dal 2008 abbiamo assistito all'impennata del rapporto tra debito pubblico e PIL. Perché? Perché naturalmente questo rapporto sale per il verificarsi di due situazioni. O si riduce il PIL, cioè si riduce il valore che noi mettiamo al denominatore di questa relazione, di questa frazione tra debito pubblico e PIL. Quindi se si riduce il PIL, abbiamo detto, vuol dire che diciamo, c'è una minore produzione di beni e di servizi nel paese e quindi cresce il rapporto tra debito e prodotto interno lordo. Quando diminuisce in termini concreti il PIL, noi viviamo una fase di crisi che ci può portare ad arrivare anche ad una situazione di recessione e quindi di fatto è la conseguenza della crisi economica, si concretizza proprio, si manifesta in una riduzione dell'attività produttiva, una diminuzione degli investimenti, una diminuzione della produzione e quindi naturalmente una diminuzione del prodotto interno lordo. E oppure questo rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo può aumentare perché aumenta il debito e quindi se aumenta il denominatore chiaramente si ha lo stesso risultato di una diminuzione del denominatore, quindi il rapporto aumenta. E per quale motivo può aumentare il denominatore? Perché naturalmente, per esempio, crescono gli interessi che devono essere pagati sul debito che è stato già contratto. Quindi, diciamo, aumenta il disavanzo primario e, perché aumenta comunque l'ammontare degli interessi sul debito, oppure perché c'è una diminuzione delle entrate di natura fiscale. Come si può spiegare una diminuzione delle entrate di natura fiscale? Si può spiegare perché se c'è una minore produzione, i contribuenti producono un minor reddito e quindi naturalmente ci potrebbe essere o la tendenza a ridurre appunto diciamo, l'imponibile sul quale vengono calcolate le imposte, oppure una maggiore tendenza all'evasione. In questo caso, però, la situazione è dovuta a una realtà di crisi e quindi naturalmente deriva da una diminuzione dell'attività produttiva e quindi della produzione di reddito e perciò anche di una minore potenzialità di pagamento delle imposte. E, quindi, vabbè, in generale, l'aumento del debito può derivare o da situazioni fiscali che possono far riferimento anche a realtà pregresse o a situazioni fiscali, appunto, che possono, e quindi politiche fiscali che possono essere intraprese nel corso del periodo di crisi o anche, insomma, in qualsiasi momento, quindi attuali, e può dipendere anche dalla politica monetaria che uno Stato decide di realizzare, di porre in essere. Uno Stato o un'area, perché noi, per quanto riguarda la politica monetaria, lo sapete, facciamo riferimento alle decisioni della Banca Centrale Europea, che è appunto la banca di riferimento per tutta l'area, l'eurozona, insomma l'area euro. Allora, quindi andiamo a soffermarci un po' meglio su quali fattori incidono in maniera, diciamo, concreta sul rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo. Dunque, se noi individuiamo il primo fattore, diciamo che andiamo ad analizzare la situazione del saldo primario, cioè della differenza tra entrate e delle spese, senza considerare appunto l'ammontare delle spese dovute agli interessi. E il saldo primario naturalmente aumenta o diminuisce in base alle decisioni della politica fiscale concretamente prese attualmente, attuale. Oppure ci può essere una situazione che viene chiamata con un termine inglese che diciamo, viene individuata con il termine snowball effect, cioè l'effetto valanga. E questo si verifica quando
il tasso di interesse che deve essere pagato sul debito pubblico supera il tasso di crescita del prodotto interno lordo. In sostanza, il tasso di crescita del PIL è inferiore al tasso di interesse che deve essere pagato per appunto aver contratto un debito da parte dello Stato. E ciò significa che il tasso di crescita del PIL è legato alla situazione di crisi economica che si può vivere in un determinato momento. Quindi se questo tasso di crescita, ipotizziamo che la situazione relativa al prodotto interno lordo, cioè la produzione complessiva di beni e servizi che fanno riferimento ad un periodo, cresca dello 0,5%, come è oggettivamente accaduto negli ultimi anni, è cresciuto da molto poco, no? E invece il tasso di interesse da pagare nel debito pubblico arriva all'1, l'1,5, al 2%, è evidente che il rapporto tra debito pubblico e PIL schizza in avanti e quindi aumenta. E poi ci sono altri aspetti che bisogna considerare, cioè quelli relativi a ciò che viene sempre definito in un termine inglese, lo stock flow adjustment, cioè l'aggiustamento dei flussi di stock. Cioè, cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono nell'ambito del rapporto appunto PIL-debito pubblico delle operazioni che non sono alla base di una, diciamo, situazione debitoria che va a coprire un deficit, ma ci sono delle scelte ulteriori del governo, insomma, della politica di un paese che incidono sul livello del debito, ma che non servono a coprire il deficit, ma servono a, diciamo, sanare altre situazioni. E per esempio, la scelta di indebitarsi non per coprire il deficit, ma per mantenere una liquidità di cassa superiore a quella attuale. Quindi sostanzialmente ci sono delle motivazioni che possono essere basate sulla necessità di coprire il deficit, come nella stragrande maggioranza dei casi, ma poi a volte l'indebitamento va a coprire elementi ulteriori rispetto al deficit. E in questo caso parliamo appunto di aggiustamento stock flussi e questo è anche un altro motivo che incide sul rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo. Allora, che cosa bisognerebbe fare, diciamo, per ridurre la percentuale del rapporto tra debito pubblico e PIL? Dunque, le componenti che abbiamo visto qui, cioè il saldo primario, l'effetto valanga e l'aggiustamento dello stock dei flussi dovrebbero avere valore negativo. Mentre invece, per quanto riguarda gli ultimi periodi, soprattutto lo snowball effect, cioè il fatto che il tasso di interesse sul debito pubblico supera il tasso di crescita nominale, ha avuto effetti positivi. E quindi chiaramente questo vuol dire che i tassi di interesse sul debito sono sempre stati superiori ai tassi di crescita del PIL. Ciò vuol dire che noi abbiamo pagato dei tassi di interesse alti, mentre dal punto di vista della produzione di beni e di servizi realizzavamo un risultato complessivo più basso rispetto ai nostri tassi di interesse. Ecco, questo ovviamente fa sì che si metta in moto un meccanismo che viene chiamato di autoriproduzione del debito pubblico, cioè sostanzialmente un meccanismo che determina un costante incremento del debito pubblico.